questo è abbastanza meccanico e la testa è libera, non essendo obbligata a pensare, alla fine è libera di pensare e realizza. È un momento creativo, uno non pensa, ma questo è veramente uno dei momenti in cui si elaborano le idee, le situazioni, si fanno i progetti. Magari mi chiama al telefono e io rispondo e dico che sono in ufficio. Quello che noi giovani vedevamo quando eravamo veramente piccoli, adesso non è più così normale, così banale. Per cui la vita di campagna, di montagna, la vita a contatto con gli animali e con i fenomeni naturali adesso sono cose così inconsuete per cui ci si scrivono i libri sopra, come ha fatto Marco. E io credo che sia un messaggio importante, perché appunto quello che era normale 50 anni fa adesso è diventato così eccezionale o così inconsueto da fornire, come dire, delle lezioni di vita. Ecco, questo io credo che sia il messaggio importante. Purtroppo in questo nostro modo di vivere si è tutto laicizzato ed è governato tutto da regole. Adesso si dice regole di mercato, ma che vuol dire? Che sono regole che dipendono dalla necessità che il meccanismo sia ben oliato, funzioni bene e faccia rendere bene. Ecco, questa è la mia opinione, non è detto che tutti siano d'accordo, io vi do il mio punto di vista. E quindi vuol dire che una parte di quello che era il modo di pensare di un tempo è stato velocemente accantonato perché disturba, non è coerente con questo modo di vivere che ci è imposto. Io dico sempre che il cittadino perfetto di questa società è il consumatore. Il consumatore non deve porsi tanti problemi, deve consumare il più possibile e quindi consumiamo tutti allegramente. Consumiamo noi stessi, consumiamo l'ambiente, consumiamo cultura, consumiamo le risorse che abbiamo, siamo dei perfetti consumatori. Ma io credo, o perlomeno mi auguro, che il futuro non sia questo, il futuro sia diverso. Ho visto il libro di Marco, che mi è piaciuto molto, come una specie di lezione di vita, riscoprire il corretto modo di rapportarsi con quello che ci circonda, che non sono soltanto i nostri simili, che non è soltanto la società creata tutto sommato da noi, quindi molto convenzionale, non lo dico in senso negativo, lo dico come constatazione, ma al di fuori c'è un ambiente che ha altre regole e che noi dimentichiamo, e questa dimenticanza, questa non volerle vedere, io credo che stiamo pagando assai duramente, e l'augurio è che invece le possiamo riscoprire e possiamo riprendere quel cammino naturale che ci ha accompagnato per milioni di anni e che appunto potremmo definire una maniera moderna così. Una delle tante nostre regole, tra virgolette, che restano purtroppo lettera morta il più delle volte sulla carta, ci insegnano a scuola, e ama il prossimo tuo. Ecco, io nel prossimo non metterei soltanto gli altri esseri viventi, metterei anche gli animali, metterei anche le piante, quindi il mondo animale e vegetale, metterei anche il mondo minerale, cioè il paesaggio. Credo che il libro di Marco sia una lezione di vita sua, quindi attraverso la sua vita il racconto delle sue esperienze possiamo imparare molto, ed è un tassello in più verso questo cambiamento che io credo stia avvenendo e che spero venga avanti rapidamente, ma a me sembra che stia succedendo così. Sì, questa dove vivo è una valle piccola, apparentemente anche per uno che viene per la prima volta potrebbe non avere quasi interessi evidenti,
ha però delle peculiarità, degli aspetti molto nascosti, anche se vogliamo, che sono difficili da trovare in altri ambienti che ormai sono stati dall'uomo visti, anche valorizzati, però magari valorizzati in maniera turistica poco naturale. Io sono venuto a vivere dove appunto c'è ancora la possibilità di inserirsi nell'ambiente per vivere, e quindi della valle apprezzare così come è costruita, come è fatta, e insieme ovviamente con i miei animali che qui si sentono, in cui si sono inseriti bene. E ovviamente ho cominciato con un cane, una femmina, una bella femmina con la quale ho condiviso tanti momenti della mia vita, più o meno felici, con la quale mi sono avvicinato al mondo dei cani, della cinofilia, abbiamo fatto addestramento, eccetera. E poi ho voluto fargli fare una prima cucciolata e quindi sono nati altri cani, dei quali ne ho tenuto uno, perché è difficile staccarsi da tutti quelli che sono i figli, quindi uno è rimasto con me, e poi ne è arrivata una seconda cucciolata e ho tenuto un altro cane che poi di fatto era figlio unico di questa cucciolata. Ora con me sono una grande compagnia, insieme formiamo una specie di branco e loro hanno aiutato me a recuperare determinate cose e io con loro vivo bene e vedo che quando loro sono contenti di fatto faccio cose che sono contente anche, che fanno contento anche me. Sì, poi io ho due cavalli. E effettivamente tre cani e due cavalli sono un branco abbastanza numeroso, danno da fare. I cani di fatto un po' meno, i cavalli almeno gestiti così come lo faccio io, seguiti più volte al giorno, danno abbastanza da fare, però effettivamente sono delle scelte sulle quali io non ho mai recriminato. E anzi, io ho visto che dove le esigenze loro, anche quelle dei cavalli, mi portano, sono sempre esigenze che alla fine accontentano ancora me. Questa valle per me rappresenta un angolo in cui rigenerarmi, rappresenta in qualche modo uno scalino verso un modo di vivere che mi piacerebbe fare anche più a tempo pieno. È un angolo vicino alla vita quotidiana, un po' quella di tutti, che fanno tutti al giorno d'oggi, e per cui riesco a mediare le due cose. È un angolo selvaggio, è un angolo che è rimasto com'era ed è stato poi abbandonato anche negli ultimi anni, quando tutti bene o male hanno cercato di portarsi verso le città, per quanto da noi siano piccole città. E per me invece è un richiamo molto forte. Una è quella della ricchezza dell'acqua, delle fonti, proprio delle sorgenti. Altri aspetti sono il fatto di essere in parte lasciata al ciclo naturale della vita e della morte, e quindi troviamo degli angoli molto suggestivi dove nulla è stato toccato o comunque nulla segue le alterazioni che l'uomo può avere generato. È poco frequentata tra l'altro non è nemmeno così avvincente, magari a un primo colpo d'occhio, a un colpo d'occhio di tipo turistico, no? Quindi va scoperta e uno deve sentirla come una cosa propria, quasi fosse uno dei primi uomini che la percorre e che la scopre.
girando per i boschi, guardando tutto ciò che la natura ci offre, che sia flora, fauna, ma anche gli stessi minerali, sassi, le rocce, possiamo trarne delle lezioni, possiamo trarne un dialogo continuo, e se uno è attento e ascolta, di fatto la natura ci parla, tutti questi elementi ci parlano, è sempre un interlocutore continuo e che ci dà energia, voglia di continuare, e stupore, quello stupore che si ha da bambini, che non dovrebbe mai finire, l'entusiasmo, ecco, che non deve finire neanche da adulto. Ecco, uno degli elementi della mia vita è la musica, e la musica è una di quelle cose che l'uomo ha creato, a quanto pare, che lega molto bene con la natura. Molto probabilmente deriva in qualche modo dalla natura. Nella storia dell'uomo è sempre stata la musica il veicolo per arrivare, per esempio, alle divinità, per arrivare a quello che è l'incomprensibile per l'uomo stesso. Proprio perché la musica ti colpisce, modifica il tuo stato d'animo, ti dà delle emozioni che sono incontrollabili in fondo. Cambiare musica vuol dire mettersi in condizione di sentire in maniera diversa, e quindi è una cosa che con la natura c'entra molto. Di fatto tutti gli artisti di tutte le epoche, musicisti in particolare, ma spesso anche di altre arti, si sono sempre rifatti alla natura, non hanno mai potuto lavorare senza avere dei riferimenti, ispirarsi in buona parte alla natura. E per me è la stessa cosa, per la musica che suono, per quella che ascolto, che deve essere in sintonia e quindi una scelta proprio con l'ambiente in cui vivo. Il fuoco per me ha sempre rappresentato il centro, un riferimento, ed è anche, se vogliamo, così il sinonimo di un fuoco interiore, spesso dell'entusiasmo di fare delle cose, e anche questo quindi molto rigenerante, e nello stesso tempo lasciarci abbandonare e coccolare da questo tepore e da questa fiamma, da questo fuoco. Vivere in un ambiente come il mio probabilmente forse non è in linea con il sentire di tutti. Ormai siamo in tanti a questo mondo e gli angoli così naturali, preservati, non sono moltissimi. Valorizzare innanzitutto ciò che di naturale c'è, e si può fare se non altro con una visione meno consumistica. Mentre per chi può, per chi ha questa esigenza, l'invito è quello di recuperare dimensioni, stili di vita e anche case che sono state abbandonate proprio per, in realtà poi per farne delle altre che
che vanno ad alienare, io penso, quello che noi in realtà siamo. Da quando vivo in questa valle ho avuto anche delle sorprese, devo dire anche piacevoli, inizialmente attraverso testimonianze di chi mi è venuto a trovare, che mi dava prova e mi diceva proprio che trovava in questo ambiente una specie di aura particolare, e per il quale poi è tornato, ho voluto verificare qual era la cosa un po' particolare di questo posto. In realtà una risposta non c'è mai stata. Io stesso però ho provato, in base a queste testimonianze, a sondare un po' più attentamente, e poi mettendo insieme alcune cose un po' particolari, successe anche così, ho concentrato di più la mia attenzione su cose che non sono, che sono al di fuori di quello che è la natura, la scienza e quello che di solito vediamo e che diamo per scontato e sicuro. Ci sono stati dei fatti, per esempio, che mi hanno messo in attenzione sulla possibilità di dimensioni diverse, per esempio della nostra, nella quale viviamo, ma che sono contemporanee e che si svolgono nello stesso luogo. E questo mi spiega come mai nella storia locale di questi ambienti, ma anche un po' di tutto il mondo, siano nate delle, si dice di solito delle leggende, ma in realtà delle, si parla di figure particolari, spesso ricorrenti a distanza di migliaia di chilometri, di creature che abitano i boschi, di forze, di energie, benevole, alle volte neutre o malevole a seconda dei casi.